Buonasera, alla fine del Pozzo il Pendolo ci è parso giusto invitare in studio uno dei rari maestri del genere horror fantastico all'italiana, il regista Riccardo Freda. È autore in realtà di più di 40 film che spaziano attraverso vari generi, soprattutto direi avventuroso, mitologico, horror fantastico appunto. Ricordiamo i vampiri, lo spettro, l'orribile segreto del dottor Hitchcock e 2 anni fa è tornato al cinema proprio con Sì, film di un questo genere, Mare delle giallo horror, Ossessioni. Mare delle Mare delle Ossessioni. Ossessioni. E un primo aggancio immediato c'è con Barbara Steele, direi, l'interprete, è l'unico film della serie di Corman in cui compare Barbara Steele, Il Pozzo e il Il Pozzo Pendolo, e il e Pendolo. subito dopo in Italia interpretò Sì, due due film film con suoi. me, sì. Due film con me, ma non so se avesse fatto prima La Maschera del Demonio, non ne sono sicuro. Ah, quello di Bava, Quello di sì. Bava, comunque fu abbastanza esaltante lavorare con lei perché era molto duttile e poi è un'attrice che ha uno strano dono di una specie di improvvisazione, sia nel modo di parlare, a dire, pur rispettando rigorosamente quelli che sono i segnali famosi, soprattutto i segni per terra. E vale a dire tutte le indicazioni che il regista dà, ha delle sue improvvisazioni, soprattutto ha un gestire di mani incredibile, ha delle mani bellissime da vampiro, proprio Beh, mani poi lunghe, anche il e volto lei è anche abbastanza, il volto con questi occhi soprattutto. allucinanti, e lei era un personaggio abbastanza allucinante, devo dire. E allora usciva proprio, mi pare, dall'esperienza Pozzo il Pendolo, perché Sì, sarà era un anno recentissima dopo. l'esperienza del Pozzo il Pendolo e infatti credo che fosse stata chiamata in Italia per cui, dopo il successo del Pozzo il In Pendolo. quegli anni com'era il rapporto tra questo cinema italiano fantastico degli anni 60, appunto lei, Bava, e poi più tardi Margheriti e questa serie molto precisa di Corman che anche in Italia andò piuttosto bene, soprattutto il Pozzo e il Pendolo Ma incassarono le parecchio. dirò sinceramente che io, proprio di proposito, tranne il Pozzo e il Pendolo, non andai a vedere nessun film di Corman, li vidi tutti dopo, diciamo, proprio per non essere influenzato da Corman, che ritengo uno dei più straordinari registi del genere. Beh, non è una scoperta che faccio, quindi non è che posso trarne un vanto particolare da questa affermazione. Ma soprattutto per la sua abilità di riuscire, cosa che è riuscita anche a me nello spettro, devo dire, di riuscire a tenere il pubblico per un'ora e mezza, avvinta una storia con soli quattro personaggi, che sono Roderick, vale a dire quel favoloso Vincent Price, e tre altri attori, devo dire, di una mediocrità quasi perfetta, e malgrado questo lui è riuscito a incatenarci per un'ora e mezza, insomma, Sì, questo era. poi con queste scene, con quell'incendio ricavato. Insomma, per me quella è la magia del cinematografo, insomma, quando con quattro soldi si riesce a fare dei film che si possono anche definire dei piccoli capolavori del loro genere. Sì, appunto, direi che una caratteristica del genere italiano, in particolare di alcuni dei suoi film, era proprio quella di creare in studio con pochissimi Sì, mezzi e in pochi mio è di giorni. Bava, tutti e due. Noi abbiamo fatto, ad esempio, i vampiri. Abbiamo fatto tutta Parigi nei giardini della Scalera, vale a dire, i francesi Piena ancora Roma. oggi si rifiutano di credere che Montmartre sia semplicemente un insieme di fotografie con sì e no 4 metri costruiti della vetrina di un fornaio, insomma, tutto il resto era una fotografia. E un'altra cosa che secondo me un collegamento rapido con Corman è proprio quello sulla velocità, sulla rapidità. Lei mi sembra teorizza proprio il fatto che al di là della necessità economica, la rapidità nel girare è essenziale. Beh, ma Più che quella è stare una. lì Sì, e sì, sì. Beh, tormentarsi, ognuno di noi lasciar ha. macerare Sì, il film. certo. Ognuno di noi ha una sua. Per me, per esempio, per un complesso di motivi, alcuni dei quali devo celare accuratamente perché non sono proprio ortodossi, ma ho una specie di smania, di febbre. Io ho scritto delle sceneggiature, per esempio, Il figlio di D'Artagnan, che è uno dei miei film più belli, ho scritto la sceneggiatura in un giorno soltanto. E così ho scritto la sceneggiatura dello Spettro, che poi ho rivisto insieme a degli amici, eccetera, eccetera. Ma è una specie così, è una smania che del resto mi prendeva anche quando facevo lo scultore. Quando attacco una cosa non la mollo fino a che non l'ho finita. E nel cinematografo per me l'inquadratura deve seguire immediatamente la seguente, la terza, la quarta, la quinta, la cinquantesima, come era ogni giornata, perché
per fare un film come Lo Spettro o come Hitchcock in 12 giorni bisogna fare almeno 50 inquadrature al giorno, con 32 ambienti diversi. Prima di finire con una domanda di rito Pippo Baudesca, ma senza pubblicità, volevo dire che c'è stata la presenza in studio straordinaria del cane Witch, strega per restare Witch in. nel nome e in carattere ha tutta l'attività del padrone, insomma. Io volevo chiedere, a proposito di questa attività, 2 anni fa è tornato a sorpresa, cioè era attesa comunque al cinema e di questo genere con Murder Obsession, ha degli ulteriori progetti? E Beh, sì. soprattutto ha mai pensato a Poe come fonte No, lontana, Poe soggetto? non si può prendere mai, perché di Poe è l'unica storia che si può rifare sempre in cinematografo, che avevo proposto del resto alla Rete 2, era il doppio assassino della morgue, dove Sono lui rimorbi. si dilunga nei dettagli, proprio ne fa un vero e proprio thrilling moderno, che potrebbe uscire nei gialli Mondadori, insomma, o nei gialli, Infatti non vorrei fare la gamma l'inizio della Mondadori, storia che non se la meriti. poliziesca, insomma. È l'unico, mentre negli altri sono proprio più che se altro sensazioni, incubi, Brevissimi taglio. per cui è molto difficile poterli esteriorizzare. Per cui per il momento, tranne un film che in un certo senso richiama sempre il mio genere, che è un film su una reincarnazione di una donna, da tempi remotissimi ai giorni d'oggi. Tra l'altro è una ripresa che farò, la realizzazione di un Quo Vadis che girerò tra poco e che è un sogno che inseguo da molti anni, il Quo Vadis di Sienkiewicz. E l'altro però è un film a cui tengo moltissimo, il film appunto che rasenta il genere, ecco, non è l'orrore, ma ha delle scene abbastanza impressionanti. Capita. E, è appena il tempo di far notare che ha appena detto che le sembra impossibile trarre dei film da Poe e noi stiamo parlando alla fine di uno degli 8 film tratti da Corman da Poe. Su questo ha da dire qualcosa, su questo paradosso. Sappiamo che Corman ha largamente, non dico rimaneggiato, anzi il contrario, ha usato Poe solo come spunto, come È solo momento come di spunto, sensazioni da allargare è in cinema, ma più che c'è altro qualche. come spunto, è come atmosfera, direi. Però, ripeto, su Corman il discorso dovrebbe essere molto più lungo e dettagliato, perché indubbiamente un regista, ripeto, straordinario sotto certi punti di vista, e non si può esaurire così, sia pure in una chiacchierata simpatica di pochi minuti, non è un regista da liquidare in Tutt'altro. poche parole, per cui è un discorso che va rimandato Lo a faremo epoche sera per migliori sera, speriamo di e a parlare tempo con migliore. fotografi, musicisti. D'accordo. Grazie Riccardo Freda e buonanotte.